Dottore Machiga, torna in di attualità il problema, il tema delle vaccinazioni. L'ASP è molto attenta, oggi un corso di formazione per i medici per far capire insomma l'importanza dei vaccini. Sì, è un corso di formazione più che per fare capire l'importanza dei vaccini che già tutti i medici conoscono abbondantemente e continuamente sostengono perché è fondamentale oggi come oggi, soprattutto in questo momento storico in cui si fanno molti discorsi non supportati da basi reali scientifiche. Oggi questo corso è servito fondamentalmente per andare ad analizzare determinate sacche particolari che stanno emergendo oggi a causa di queste carenze. Talvolta che si vengono a creare nella vaccinazione, quindi diminuendo e scomparendo il cosiddetto effetto gregge di tutela dei bambini che si trovano in un intero contesto. Bisogna sfatare dei miti. Ieri, per esempio, si parlava a livello nazionale del rapporto tra vaccini e autismo. Insomma, la scienza lo ha anche escluso da questo punto di vista. Comunque, adesso c'è anche a livello di ministero la direttiva di far vaccinare i bambini. Insomma, anche richiedono il ripeto di vaccinazioni per entrare a scuola. Sì, diciamo che è quasi un ritorno all'antico e questo dispiace da un certo punto di vista perché è come se noi avessimo perso quella maturità acquisita nel tempo che ci consentiva di poter avere una tranquillità nell'ingresso della scuola, ma per la tutela di tutti è necessario obbligare quei pochi che non vogliono a fare questo percorso. Devo dire per l'appunto che sì, si parla ancora di autismo o di altro. Il mio personale parere è che semplicemente adesso si è raffinato il momento diagnostico e si riesce a fare una diagnosi precoce, una diagnosi anche differenziale più facile che fino a qualche anno fa, come per tutta la medicina, non era fattibile e quindi con l'evoluzione e con l'aggiornamento si riesce sempre a fare. Quanto è importante per l'azienda sanitaria la formazione dei propri professionisti, dei propri medici? Ma la formazione è un momento fondamentale e devo dire grazie anche all'Ordine dei Medici che in questo contesto mi affianca e mi dà anche quel contributo per poter entrare anche in periferia nella formazione, perché normalmente si dice che siamo agrigentocentrici nella formazione e in tutte le altre iniziative. Questo non è vero sia con l'ASP che con l'Ordine dei Medici che capillarmente si reca in periferia, quindi anche qui a Licata, così come si è recato a Canicattì, come si è recato a Sciacca o in altri comuni più piccoli, a portare la formazione specifica, l'educazione continua in medicina a tutti i medici che operano sul territorio.